Non si salva l'Ilva senza salvare Taranto. L'indotto Ilva è una parte importante di tutto il sistema Taranto. Le aziende dell'indotto che rappresentiamo sono oltre 150, sono circa 5.000 le persone che sono interessate da questo discorso. Il sistema industriale che mi onoro di rappresentare vanta circa 150 milioni di euro di crediti già scaduti. Non falliamo per mano di un privato, bensì per colpa dello Stato. Non ci aspettavamo un decreto che invece mettesse, tutelasse le imprese e i lavoratori, perché no, tutto l'indotto conta 5.000 lavoratori che sono praticamente ignorati in quel decreto. L'accumulo mio e dei miei crediti sono 5 milioni di euro. E noi stiamo pensando di capire che cosa fare da domani mattina e se ci sono le condizioni per metterci davanti allo stabilimento e far capire che dopo 30 anni è difficile che qualcuno possa dire adesso andate a casa. Spiega nello specifico qual è la responsabilità del governo che ha portato a questa situazione, alla manifestazione di oggi. E si è scelto di portare l'azienda in amministrazione straordinaria, cosiddetta legge Marzano. Noi crediamo che nella legge Marzano, la legge Marzano così com'è applicata tout court, prevederebbe, come diceva la signora poc'anzi, la impossibilità di molti creditori, molti fornitori dell'indotto di essere considerati aziende strategiche. Per le esperienze tra l'altro pregresse in Confindustria, chiama Sicilio, Parmalat, Alitalia e quant'altri, sappiamo che ogni Marzano è stata una falcidia e quindi prima ancora che questo avvenga, noi vogliamo dal governo che o si inserisca nella norma parlamentare, quindi nell'impianto parlamentare della legge in fase, del decreto in fase di conversione, uno strumento a tutela dell'indotto. Le aziende del territorio tarantino dell'indotto sono una estensione naturale dell'Ilva stessa, per cui non si può salvare l'azienda Ilva e non salvare le aziende del territorio. E tra parentesi dobbiamo versare pure i contributi, perché stranamente, se non dovessimo versare i contributi, sai che cosa accade? Che perdo pure il mio credito. Non solo lo perdo se fallisco, lo perdo anche se non verso i contributi. E io avanzo i soldi, scusami, i contributi come li verso? Mi chiedi ma non mi dai. Se non si dovesse trovare una soluzione, qual è lo scenario che si apre per l'indotto tarantino? Purtroppo da domani, se non dovessimo riscontrare delle soluzioni o la possibilità di individuare delle soluzioni, credo che si andrà verso un blocco totale della produzione, si andrà verso un blocco totale delle portinerie, quindi conseguentemente purtroppo credo che rischiamo di decretare davvero la morte del sistema Taranto.